Presso l'aula consigliare del comune di Rocca d'Aspide un incontro per discutere del PUC, ne parliamo con il sindaco Gabriele Iuliano e allora un incontro intanto per informare i cittadini, ma a che punto siamo? Direi a buon punto, abbiamo fatto questo incontro intanto per un fatto di trasparenza e per che anche si tratta di un adempimento necessario, quello del confronto con la cittadinanza, con le parti sociali, con le componenti economiche. Siamo al punto che abbiamo varato il progetto di piano urbanistico comunale definitivo dopo aver espletato già tutti gli adempimenti relativi alla prima fase, quella del preliminare di piano, della valutazione ambientale strategica che abbiamo adottato già con atti dopo una prima consultazione con tutti i soggetti anche portatori di interessi pubblici che abbiamo consultato e che hanno naturalmente dato l'adesione dopo aver acquisito ed incassato tutti i pareri dei vari organismi anche di materia di tutela ambientale e i soggetti che andavano consultati. Oggi abbiamo presentato il piano definitivo, uno strumento che devo dire si presenta molto flessibile, molto innovativo, che consente tante opportunità per il nuovo assetto urbanistico del territorio, per le attività e gli insediamenti produttivi, per le attività agricole, insomma un giudizio assolutamente positivo che abbiamo incassato anche dall'incontro che abbiamo tenuto e che mette finalmente la nostra città nelle condizioni di dotarsi di uno strumento di pianificazione importante che non riguarda soltanto gli alloggi e la capacità diciamo, urbanistica dei privati e dei singoli cittadini, ma che riguarda un po' anche tutte le componenti imprenditoriali del territorio che da questo strumento potranno ricavare elementi sicuramente importanti per poter avviare nuove fasi di crescita e di sviluppo. Un'evoluzione urbanistica dunque che tende alla modernità ma che comunque non stravolgerà, immagino, quella che è la natura di Rocca d'Aspide. Assolutamente no, naturalmente noi ci muoviamo in una cornice normativa di riferimento che peraltro devo dire è molto stringente, c'è un piano provinciale che detta ulteriori vincoli, siamo in ambito parco e quindi ci sono tutta una serie di vincoli anche di natura ambientale che sono stati tutti ovviamente preservati e rispettati come quelli di natura archeologica, quindi sotto il profilo della compatibilità e della tutela dell'ambiente noi abbiamo avuto un occhio di grandissima attenzione che deriva non soltanto dalla normativa di riferimento ma proprio dalle linee di indirizzo che noi abbiamo dato, perché credo che la tutela dell'ambiente, della salvaguardia dell'ambiente sia prioritario su tutto, ma dentro questo e dentro questo perimetro e questo spazio diciamo così di azione sono state previste una serie di elementi veramente di carattere innovativo. Mi piace ad esempio sottolineare fra le tante la possibilità che si ha, perché abbiamo parallelamente adottato anche il SIAD, che è il piano commerciale, che è la possibilità ad esempio di tutti gli insediamenti produttivi realizzati sotto la vigenza dell'attuale piano e quindi di tutte le strutture fabbricate di poter fare un cambio di destinazione d'uso a fini commerciali e di servizi, che è un fatto significativo perché apre fronti e prospettive anche diciamo, sul fronte imprenditoriale di nuove attività economiche. Ad esempio c'è la grande innovazione della possibilità di trasferimento dei volumi esistenti attraverso il meccanismo della demolizione e della ricostruzione, per cui chi oggi ha un immobile ed un indice di volumetria da qualche parte potrebbe prenderlo e spostarlo da un'altra parte, ma ci sono tutta una serie di interventi che riguardano le aree pubbliche, il verde attraverso i meccanismi della perequazione, la realizzazione di parcheggi, di strade di innesto per esempio alla località Serre dove abbiamo immaginato di prevedere una bretella che consenta di innestarsi sulla vecchia strada Capaccio Rocca d'Aspide per creare un'arteria alternativa ai tornanti dei Casalotti e poi tutta una serie di altri elementi che riguardano la edilizia privata, gli alloggi che rispetto a quella che è l'indicazione del piano provinciale sono previsti 73 nuovi alloggi che abbiamo ripartito in vari settori, in vari lotti, c'è la fase di recupero del centro storico, sugli insediamenti sportivi e turistici c'è tutto un fronte dove si potranno sperimentare nuove forme di investimento, insomma veramente una serie di meccanismi ed anche sugli complessi esistenti una flessibilità totale sui cambi di destinazione d'uso, proprio perché lo strumento urbanistico e la pianificazione deve tendere a conservare il territorio, a dare un assetto giusto, corretto al territorio perché consenta di creare condizioni di vita adeguate, migliori
che noi peraltro devo dire già riusciamo grazie a Dio a vivere, ma deve essere anche uno strumento propulsivo per la crescita, per lo sviluppo economico del territorio. Penso che abbiamo coniugato tutto questo e alla fine il giudizio che esprimiamo è sicuramente positivo. Opportunità per tutti dunque, anche e soprattutto per gli imprenditori dell'area PIP che è già florida, è già affermata di per sé. Noi alla località Fonte abbiamo preso una zona di completamento, un'altra è presa alla località Carpine, ma in località Fonte, che è l'area diciamo a maggiore vocazione di sviluppo industriale, artigianale, agricolo e quindi economico in generale, abbiamo anche sanato una condizione che avevamo per esempio alla località Seude, dove c'è la possibilità di sistemare tutto un complesso edilizio esistente che negli anni passati era diciamo così stato assoggettato ad una sorta di deregulation che oggi andiamo a sistemare. C'è effettivamente tanto e tante opportunità, tanti strumenti che possono consentire appunto agli operatori economici del territorio di immaginare nuovi percorsi e nuovi scenari. Io di questo devo dire sono felice, devo ringraziare naturalmente i tecnici che hanno operato, tutti gli uffici comunali, l'amministrazione, l'assessorato all'urbanistica, su questo ha fatto un lavoro importante. Siamo ad un buon punto, adesso c'è un ulteriore meccanismo di confronto che ci viene dettato naturalmente dalla normativa vigente, che prevede appunto la pubblicazione all'albo del piano per la raccolta di ulteriori osservazioni che dovessero pervenire, dopodiché facciamo una sintesi ulteriore, lo approveremo in giunta naturalmente prima di fare questa pubblicazione. E poi avremo la fase finale con l'acquisizione degli ulteriori pareri, perché anche questa seconda fase è soggettata ai pareri della valutazione di ambientale strategica e della valutazione di incidenza, che dovrebbero poi consentirci di chiudere e di perfezionare il procedimento e di arrivare definitivamente all'approvazione in consiglio comunale, immagino entro tempi ragionevoli, di qui a 6 mesi, 8 mesi, sono convinto che riusciremo a definire completamente questo strumento con buona pace di tutti e con tutte queste nuove possibilità che ho accennato, che possono effettivamente creare un nuovo volto alla nostra città, al nostro territorio.